Continuano i lavori di sostituzione delle lampade dei semafori cittadini. Le lampade esistenti, infatti, saranno sostituite con le più moderne a LED, che garantiranno un notevole risparmio per le casse comunali, sia in manutenzione, cioè ore di lavoro e pezzi di ricambio, sia in termini di consumi energetici. L'assessore comunale Nicola Conficoni. Prosegue l'impegno del comune di Pordenone sul versante del risparmio energetico. Nei giorni scorsi i LED sono stati installati nelle lanterne dell'impianto semaforico che regola l'attraversamento pedonale di via Riviera del Pordenone all'altezza del ponte di Adamo ed Eva. L'ottavo in città dotato di questa moderna tecnologia. Grazie a questo intervento potremo limitare i consumi energetici di circa il 40%. Cosa più importante: Entro i prossimi mesi i LED sostituiranno le lampade ad incandescenza in tutti gli impianti semaforici della città di Pordenone dove non si prevede la realizzazione di una rotatoria. Questo investimento e gli altri già attuati e programmati sulla rete di illuminazione pubblica ci permetteranno di risparmiare circa 2 milioni di kWh all'anno e di evitare l'emissione di quasi 800 tonnellate di CO2. È un piccolo ma importante contributo che dimostra la volontà del comune di Pordenone di concorrere a contrastare il cambiamento climatico. Altri interventi in questo senso saranno individuati dal piano di azione per l'energia sostenibile prossimo all'approvazione.